Ho il piacere di avere al telefono il neo allenatore della Battipagliese Massimo Mastrangelo. Buongiorno mister. Salve, buongiorno a tutti. È un piacere averla per la prima volta in trasmissione. Lei è subentrato al dimissionario Lerro. Parliamo della Battipagliese, una delle nobili squadre della nostra provincia che milita in prima categoria. Di qualche risultato positivo per poter riprendere il buon cammino intrapreso ad inizio campionato. Senta, da allenatore le chiedo, le è mai capitato di essere esonerato e poi subito richiamato in panchina? Eh beh, sicuramente è una situazione un po' anomala. Personalmente non mi è mai capitato, però precedentemente è già successo. Quindi adesso non devono rimboccarsi le maniche e pensare solo ed esclusivamente a conseguire qualche risultato che possa riportare di nuovo un po' di entusiasmo. Al di là dei risultati che possono incidere sulle sorti di un allenatore, molte volte l'allenatore viene cambiato quando la società si accorge che la squadra non lo segue più. A questo punto ci viene da pensare che sia stata proprio la squadra forse a volere fortemente il ritorno di Davide Nicola. Però io penso che le attinenze tra i dilettanti e la Serie A insomma siano tante, cambia ovviamente il livello tecnico, la qualità degli uomini, però dei professionisti per meglio dire, però insomma le cose che avvengono in Serie A avvengono anche nei dilettanti, quindi quando ci sono, come dire, rappresaglie tra virgolette negli spogliatoi paga l'allenatore, insomma c'è poco da fare. Con le dovute proporzioni sono d'accordissimo, però esattamente così. Purtroppo chi ne paga è sempre l'allenatore, perché è molto più difficile cambiare tanti giocatori, insomma. A non molti chilometri di distanza da Battipaglia c'è a Castellabate la polizia. Tutta, soprattutto le realtà molto, molto vicine a noi. Castellabate comunque è una bella realtà, dopo la vittoria del campionato ha trovato una sua dimensione nella Serie D e lo sta facendo anche in maniera abbastanza tranquilla, soprattutto anche l'anno scorso ha allestito anche un organico abbastanza importante, però credo che si possa togliere delle soddisfazioni e mantenere la categoria in maniera molto, molto tranquilla. Parliamo del vostro campionato, come detto la Battipagliese milita nel campionato di prima categoria Girone A, che siete reduce dalla vittoria nella stracittadina con l'Atletico Battipaglia. Che partita è stata? Ebbene, noi veniamo da una duplice partita con una squadra che al di là della posizione di classifica ha un buon collettivo. Non ho letto bene, ma mi pare che non abbiate giocato al Pastena, giusto? No, ma non, la Battipagliese purtroppo ha questo grosso handicap quest'anno e anche forse qualche anno addietro. Il problema si ripropone ogni anno con l'inagibilità dello stadio. Un girovagare fra vari campi della provincia e sicuramente questo crea non poche problematiche. Al 2023 per una prima categoria non disporre di uno stadio, tra l'altro anche di recente costruzione, perché c'ha 30 anni quell'impianto, non è che c'ha... Non avere la disponibilità di due impianti, perché poi la stessa cosa anche del vecchio e glorioso Sant'Anna, e avere anche questo inagibile complica tantissimo. E immaginate comunque anche gli sforzi per la società, i sacrifici di ogni settimana attrezzarsi per trovare un campo disponibile dove giocare e chiaramente organizzarsi anche per la trasferta e per tutto quello che attiene diventa un problema. Allora, lei è subentrato all'Erro, le chiedo con il suo arrivo su che cosa ha lavorato maggiormente? Ebbene, dirvi la verità, la squadra l'ho trovata in buona salute. Quello che si è dovuto nell'immediato intervenire più che altro è sulla cercare di capire perché questo è avvenuto, soprattutto con i ragazzi, perché quando c'è un avvicendamento chiaramente qualche problematica è venuta fuori. Ma soprattutto il gruppo è un buon gruppo, fatto anche di giocatori importanti per la categoria, e quindi bisogna soltanto guardarsi negli occhi e cercare di tirare fuori il meglio. È un campionato molto complicato, molto equilibrato anche nella zona alta della classifica. Avete un ritardo di due punti sulla capolista Città di Campagna, che però deve recuperare una partita. Intanto domenica farete visita a un'altra big del girone, San Marco Agropoli. Sì,
tra l'altro sono capitato in un momento proprio particolarissimo, perché tra l'intermezzo di Coppa e praticamente il derby e i due scontri diretti da giocare, sicuramente un periodo importante del campionato dove non sarà chiaramente decisivo da qua alla fine, ma sicuramente da qua a qualche domenica a questa parte credo che la classifica si denigrerà in maniera importante. Molto bene, io ringrazio della disponibilità Massimo Mastrangio, qui faccio un in bocca al lupo per il proseguo del campionato, buon lavoro. Crepi, grazie a voi dell'invito, buona giornata.